Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo la nostra serie di State of Decay, questa volta nei panni dei militari di Lifeline. Allora, profilo era il 2, se non mi ricordo male. Seleziona profilo, vediamo un po'. Continua, dovrebbe essere il 2. Nell'1 gioco a Breakdown, nel 2 gioco a Lifeline. Potevo usare anche lo stesso, molto probabilmente, però boh, vediamo un po'. Consiglio, dopo aver esplorato per un po' ti stancherai, riducendo la resistenza disponibile. Me ne sono accorto nell'episodio precedente di Breakdown. Molto. Durante una missione. Ok, abbiamo cambiato personaggio, che vi ricordate la soldata. La soldata Alicia Hooks è stanca, quindi siamo presi Kiloana Young. Questo è un coreano, un giapponese, che cavolo è, comunque vabbè. Ha uno zaino piccolo. Vediamo un po' se nelle riserve trovo, prima di partire, uno zaino grande. Perché con lo zaino piccolo già si prende poca roba in questo gioco. Poi prendo un cazzo. Niente, cazzi mia. Però direi di portare da un pochino meno munizioni. Cosa c'ho? Il fucile a pompa di Shane. Doppietta. Ho una doppietta, dai, con 30 colpi. Più 8 già caricati. Allora, missione del giorno. Sarebbe da esplorare tutta questa zona per stabilire avamposti e cose del genere, eh. Punto di ispezione, vedete, però vorrei fare invece oggi una missione. C'è un soldato bloccato qua giù, quindi intanto andiamo a dare una meno al soldato bloccato. No, 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 a cazzo proprio. Macchina dello sceriffo, per forza. Macchina della contea di Danforth. E andiamo ad aiutare il nostro compagno impossibilitato a scappare. Poi si vedrà ad esplorare nel caso un po'. Larve zombie, tutto a posto? Come sta? Tutto bene? Scusi, se l'ho fatto del male, ma tanto lei è già morto e le importa una sega, no? Vero? Se le maciullo un po' il corpo. Faccio un bene all'umanità, o almeno a quel poco che ne resta. Andiamo. Guardate belle, ragazzi, tutti i grattacieli, guardate proprio i downtown. Allora, vediamo se devo scendere. Sì, devo scendere di qua, che il soldato bloccato è qua giù. Quindi andiamo a liberare il nostro compagno. Si può salire? Si può salire lassù? Che spettacolo. Boh, non sembra esserci una scaletta. Poi vedrò. Sì, sì, ma è un punto di ispezione, quindi molto... Sì, sì, ci si può salire. Un bel punto di ispezione che mi voglio andare a controllare dopo. Ancora, ancora qui. Ancora. Allora, c'è un soldato bloccato. Oh, soldat namurat. Andiamo un po' a dargli una mano. Ehi, siete bloccati o siete qui che... che giocate a briscola? Che cazzo fanno? What's your status? Unisciti a noi e forse ne usciremo tutti vivi. Porta a casa il soldato. Armadietto delle provviste. Dice sì, un cazzo. Andiamo. Ma questo? No, io voglio parlare con lui. Ah, vabbè, ma è come se avessi parlato a tutti e due. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Vi porta a casa. Non restate lì dentro, che è pericoloso per voi. Oh, altri due militari, da mettere alla nostra base. Non male, ragazzi. Non male. Si è fatto un bel colpaccio. Sì, sì. E vaffanculo. Questi, ecco, hanno rotto la portiera. Bello, ragazzi. Sembra di essere in motorino, un Vespa ora, All'aria aperta, vi immaginate che riscontro. Che corrente c'hanno lì dietro. Poveraccio, merda, non l'avevo vista, cazzo. Ora ripiglia uno storcicolla a tutte e due della Madonna, come c'avevo io l'altro giorno. Vi ricordate nel vecchio video sempre di Lifeline. Quando gioca a Lifeline c'è il mal di collo. E ora ce l'hanno loro invece. State tranquilli, non è successo nulla. Ora si porta da Jones, che ce la ripara. Dal signor Jones, dottor Jones, Mr. Jones. Vai, su. Vai. V'ho portati a una nuova base, ragazzi. Guardate spettacolo. Guardate spettacolo di posto, v'ho trovato. Puttane non ce ne sono, Puttane non ce ne sono, perché dovete andare. Dovete andare in centro. Però, vabbè. Intanto vediamo se c'è qualcosa da potenziare alla base. No, per ora niente. Io direi che è arrivato il momento di andare a esplorare quella bella cisterna laggiù. Che era... Era tipo qua giù. Questa ormai me la voglio esplorare. E poi vediamo di stabilire anche un avamposto abbastanza lontano dalla base. Per quanto sarebbe meglio magari gli avamposti primi farli vicini alla base piuttosto che lontani, anche per tenerli sotto controllo più facilmente. Ormai sta macchina la voglio finire di distruggere. Cazzi tu, ti sei trovato per strada. Vatti alla metà. Chiedi danni, chiedimi, zombie di merda. Bibi.
Molti di voi mi hanno detto: Coridan, accendi le sirene. No, non l'accendo, ragazzi. Cioè, è la fine. Vi do la zappa sui piedi da solo se accende le sirene. Ma arriva al mondo, arriva. Andiamo a vedere questa bella zona qua giù. Questa cazzo me la voglio esplorare veramente tutta. Ok. Boia, l'ho sciagattata. Altra cosa, per non essere cattivi, lo sapete, Arma 3 è uno dei miei giochi preferiti. Però l'avete visto, la fisica di Arma 3 fa un po' schifo, no? La fisica delle armi da fuoco è spettacolare, gettate tutto. La fisica degli edifici e dei veicoli è una merda. Su Arma 3 il veicolo non si incoccia, non ci fate nemmeno danni, niente, tutt'al più scoppiate le ruote e poi inizia a prendere fuoco. Cioè, lo vedete sano, prende fuoco e esplode. Cioè, guardate già qui, cofano che si rompe, portiera che parte. Sicuramente sto gioco deve calcolare meno cose per gravare meno sulla RAM. Vi immaginate veicoli rotti anche su Arma 3 del genere? Merda. Non è finito, con lontana non è finito. Allora, vediamo se si trova qualcosa di utile qua dentro. Facendo un casino della Madonna. Okay. Grazie, passami le coordinate se va a vedere. Allora, intanto sta roba si mette subito in macchina, porta bagagli, vai uno, e ci metto anche l'altro. Invece di spacchettarlo, proprio lo carico, perché se li spacchettate ci trovate cose utili per voi, per il vostro personaggio, da usare subito. Se non li spacchettate sono risorse invece per costruire la base. Quindi io ora come ora necessito di risorse. Uno snack, c'ho qualcosa, niente, vediamo di trovare qualcosa qui, magari. Ah, non è un luogo di loot questo? Eh no, mi sembrava, perché di solito quando sono luccicanti bianchi sono zone di loot. Invece no, è semplicemente illuminato dalla luce. No, non è una zona di loot. Vabbè, niente. E andiamo a esplorare questa bellissima torre. Ma ce la fa a esplorare? Poi, a che scala è? Che cazzo c'è? Ha attaccato una mano! Zombie che si avvicinano. Vai su, veloce, come si chiama lui? Yang, Kilo Yang. Che è il fratello di Neil Young. I wanna live with my cinnamon girl. Life could be happy the rest of my life with my cinnamon girl. A dreamer of pictures I run in the night. You see a scimmione chasing the moonlight, my cinnamon girl. Dove cazzo devo andare? E zitto, non me ne frega un cazzo. Esercito è scappato via, ma siamo tutti qui, cazzo! Signora, se vuole essere salvata mi dia il punto esatto. C'è più niente da esplorare. Intanto vediamo alla base i due nuovi. Perfetto, i due nuovi sono grandi. Mitra leggero. Doppietta. Quanto mi piace sto gioco, quanto mi piace. Ci passerei le giornate se solo ci ricordassero di metterci multiplayer online. Va bene, no, un cooperativa. Un piccolo inutile cooperativa. Allora, scendi. Scendi. Dovrebbe essere apparsa una nuova missione, quindi vediamo che diamine è. Sarebbe forse il caso di fare un travaso di roba, vi dico la verità. Fare un... Oh, bello lo zombino. Quanto mi piace quando fa così. Quanto mi piace, madonna. Me lo sposerei quando fa così. Allora, qui c'è missione di rifornimento. Aiuta un soldato a trasportare un grosso carico di rifornimenti. E qui, rifugiato bloccato. Militare, so cazzi tua. Se un militare c'ha l'addestramento giusto, mi rompo cazza. Andiamo a aiutare questa brava persona. Le luci? Le luci sono esplose. Minchia, oh, c'è. La città sta andando a fuoco, ragazzi. C'è qualcosa che va a fuoco. Ma è sempre questa casa? Ma che cazzo? Ora ci faccio l'avamposto. Ma hanno rotto i coglioni. Sempre questa casa si va a finire. E due episodi finisco in questa casa. Minchia, ora ci faccio l'avamposto per davvero. Dov'è? No! Lasciala! Pezzo di merda! Minchia.
Oh, ma che fa? Oh God, what's the point? What's the fucking point? I'm with the US Army. We're here to pull you out. Siamo l'esercito degli Stati Uniti, la Guardia Nazionale. Dai, si dia una mossa, signora. Si dia. So this is my life now. Whatever. Let's go. Allora, andiamo. Quasi quasi ci stabilisco un avamposto qui, che davvero mi hanno rotto i coglioni a esplorare sta casa tutte le volte. Vediamo se mi ce lo fa stabilire. Allora, per chiamare via radio, al solito non mi ricordo mai i tasti. Vediamo un po'. Comandi. Radio, alt. I need an outpost on this location ASAP. Ah, ok, vai, si è fatta un avamposto in questa zona. Ci si può iniziare a lasciare la roba. Perfetto, dai, perfetto. Tutto quello che abbiamo anche nelle altre casse si sciara. Perfetto, però quasi quasi prenderei una medicina. Giusto per, proprio per avercela. Andiamo, bella. Lei cosa ci fa intorno al mio avamposto? Venga con me. Salga velocemente, signora, che c'è uno zombie. E lo sapevo. Lo sapevo. No! L'ha tirata giù, porca troia! L'ha tirata giù, che spettacolo! Monta, cazzo! C'era un soldato ad aiutare qui? No, 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 no! E vabbè, affanculo, eh! Ok, portiamo la signorina alla base. Merda, merda, sta iniziando a fumare la macchina! Dai, che è piena anche di risorse. Se mi esplode, mi incazzo come un animale. Non esplodere, ti prego, non esplodere. Fai il possibile, non esplodere anch'io. Basta che non tocco niente. Non faccio incidenti, non dovrebbe esplodere. Dai, ci siamo, ci siamo. Pianino, pianino, non c'è furia. Chi va piano va sano e va lontano, ma non arriva più. Come si dice a Livorno, c'è anche il detto, no? Aia, piano, 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 la spacchi. Piglia fuoco. Oh, Ale, vai. Scenda, signorina. Le ho trovato la nuova base. Ok. Siamo arrivati. Conduce il superstite nella zona d'atterraggio. Me la posso tenere sta bella gnocchetta? No. Una signorina in base ci voleva. Niente, vabbè, grazie mia. Allora, scarichiamo sta macchina di merda. Com'è, stanco? No. È stanca sempre quell'altra. Guardate, è sempre stanca, porca troia. Vediamo se ci fa costruire qualcosa di nuovo. Potrei costruirci qua giù o un cesso, che ce n'è solo uno, ma direi che basta. Più di... questo cos'è? Laboratorio? No, 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 no! Annulla, annulla. Ma cazzo, si annulla. Cazzi mia. Ma vaffanculo, ci devo costruire un laboratorio. No, non si può annulla. Non so, cazzi mia, non si può annulla. Però, negli avamposti... mine... ovviamente zona completamente minata. E anche qui voglio altre mine intorno alla base nostra. Qui uguale, altre mine. Così se si avvicinano fanno un bel salto. Direi che per ora siamo a posto. C'è qualcosa. La macchina della polizia me la lascio qui. C'era qualcos'altro da scaricare? No. Ma sì, c'è un'altra cassa. E poi vediamo che altra missione. Minchia, so di romperla così a spallate. Aprirla, sì, sì, si lussa una spalla. Allora vediamo se c'è una nuova missione qui vicino a casa. C'è. Missione di rifornimento. Andiamo ad aiutare questo nostro compagno. Però stavolta senza macchina della polizia. Andiamoci con un mezzo ben più pesante. Macchina dello sceriffo. Sei stata molto utile, ma ormai l'hai presa nel ciocco. C'è un elicottero che si sta avvicinando. Speriamo che non sia il momento dell'assalto alla base, perché ora come ora non ho voglia sinceramente di difendere la base da un assalto. A parte, vabbè, è tutto minato, quindi gli zombie faranno la fine de... di una torta di vele spiacciata sul muro, arronzata di osittio. Andiamo a dare una mano al nostro compagno. Orda di zombie allertata. Ezzola, lisciato. Che cazzo è questo? È qui? È qui. Dai, dai, ce la facciamo. Ne sono sicuro, ce la facciamo, dai. Oh, bello! Com'è? Tutto a posto? Ti copro le spalle, vai, vai. Do anche la mano a cercare, vieni, dai. Va più veloce. Che cazzo è una Coca-Cola? Bibita? Bevanda energetica. Ah, è per quello per recuperare la stamina.
Dai. Bello il fucile a pompa come in casa. Cioè, ancora vivo quello in terra? È ancora vivo? Dopo un colpo di fucile a pompa? Madonna. Madonna. Ma, cioè, ma li becca in testa? Ma no, 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 lo ammazza, oh. Come cazzo lo devo colpire? Merda, de moi. Oh, ce la fai a finire? Che sta arrivando un'orda. Andiamo! Andiamo, via, via dal cazzo. Guarda, proprio perché ci siamo, proprio perché ci siamo, voglio esaminare questo edificio qui. E poi si va via. Stanno provando ad entrare. Seghetto da giardinaggio, minchia, mi sembrava una katana, tipo. Uno zaino grande. Lasciamo, allora. Distruggi. Zaino grande, equipaggia. Minchia, bellissimo. Lo zaino grande mi ci voleva a bestia, però c'ho ancora quello piccolo. Zaino piccolo, distruggi completamente. Buttalo proprio a merda. Vai, via, 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 oh, stanno arrivando. Torniamo alla base, veloce. Dai, oh, ricciolo, sono dietro. Via, 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 via. Perché salti sul cassone, maledetto tu sia? Cioè, 2000 posti dentro, devi rischiare, vabbè. Se ti pigliano so cazzi tu, se t'afferrano. Andiamo. Andiamo shin, leviamoci dei coglioni, ma anche veloce, ma anche veloce. E nei prossimi episodi, ragazzi, voglio fare qualcosa di un pochino più esplorativo, quindi senza fare... Merda, oh, che son fila. Ho fatto filotto, ho fatto. Voglio esplorare un pochino più di case, stabilire un pochino più davamposti. Qui c'è un'orda. E poi addentrarci molto di più nel vivo della città. Proprio voglio andare a esplorare grattacieli e cose cattive. Ok, dai, siamo arrivati. Consegniamo quello che abbiamo trovato. Macchina della polizia, affanculo. Grazie a te, bello. Allora, andiamo dentro. Scarichiamo la nostra roba che abbiamo trovato, via. 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 E via, è il nostro personaggio, vediamo se è stanco. No, ora sono tutti riposati. Parla pure, che cazzo succede? Era scritto nella Bibbia, gente, sembra il mio romanzo Johnny di Sangue. Che vi invito ad andare a comprare su Amazon, tanto per, tipo lo comprate per 2,50€, una cosa del genere. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Alzato, fatevela prendere bene. Due link in descrizione molto importanti. Pagina Facebook per restare sempre aggiornati sulle novità del canale e scambiare qualche chiacchiera con me. Negozio di C2A.com per comprare State of Decay e molti altri giochi a prezzo scontato rispetto che a Steam. Ci sono i saldi di Natale, quindi dateci sempre un'occhiata che trovate bellissime offerte, risparmiate spesso anche il 30-40-50% del prezzo di Steam a prezzo pieno. Ricordatevi che tutte le sere, dal lunedì al venerdì, quando il signore mi ridarà la connessione, per favore, tanto che non bestemmio, che non ti idolatro, ricordatevi che sarò in live tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 9 di sera fino verso le 10-10 e mezzo, esclusi sabato e domenica su YouTube. E non per ultimo, se vuoi dare una mano al canale, magari condividi, se ti è piaciuto ovviamente, condividi questo video sui social network dove sei iscritto. Fatevela prendere bene, ragazzi, da State of Decay e Corridan Bioccoli e tutto. Ciao.